Le novità sono innanzitutto la grande musica che c'è sempre stata, non è che quest'anno cambia, la musica è sempre alta, partiamo da Red Canzian che è un artista rock pop che io identifico come il nostro Paul McCartney italiano, per arrivare al quarto giorno con questa banda irriverente, banda Bardot, passando poi per il blues di Fabio Treves, il Blue Staff, e il prog che faremo con Le Orme, che è uno dei gruppi riconosciuti del rock progressivo italiano. Poi ci saranno altri gruppi come i Maghi, altre situazioni, un concerto all'alba del giorno 5 con il gruppo Caronte, e poi l'istituzione di un premio che è il Blue Bar Music Book, che daremo a quattro giornalisti e scrittori esclusivamente musicali. Imperdibile come sono state le 19 edizioni precedenti, dove è sempre stata offerta grande musica, sarà così quest'anno e sarà così negli anni successivi, perché il gruppo direttivo del Blue Bar è un gruppo che vive con grande passione, sono anche loro dei musicisti e amanti della musica, e lo fanno con tutto l'amore possibile, per cui al di là della mia direzione artistica, anche senza direzione artistica, loro porteranno per sempre avanti questo Blue Bar Festival con grande qualità. 20 anni fa abbiamo dovuto portare questo indirizzo alla città di fare sugli eventi musicali, creare l'attenzione dei media e del turista, che non avendo un'organizzazione da villaggio turistico, proprio la musica identifica un po' fra chiedere al mare, una cosa che è un po' questo, un po' il live motivo del Bar Summer Fest, per portare movimento economico, perché poi proprio la prima edizione di 20 anni fa proprio fu quella di movimentare il centro di Fratella, che in quel momento faceva un po' fatica, e allora ci siamo messi insieme appunto per creare un po' di movimento anche a livello economico. Questo è il vero obiettivo, portare avanti sempre questa bellissima immagine della città, al meglio, cioè, almeno quello che ci proviamo di fare.